Elezioni e tsunami Grillo, centrosinistra in testa, Marchetti ribadisce a Luca il risultato migliore per il PDL. Perseguitava e molestava l'ex, denunciato 47enne per stalking, l'uomo è sospettato anche di aver lasciato il numero della donna nell'annuncio hard di un autogrill. Disagi abitativi, la regione promuove nuove politiche, presentate ad Artemisia i primi risultati della ricerca. Lottolini, mister Beccheroni trancia un bilancio positivo del girone di ritorno. La vittoria contro il Calenzano è importante passo avanti verso la quota salvezza. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione serale del nostro telegiornale. Questa sera apriamo parlando naturalmente di elezioni. Tiene il PD, ma anche Lucca non viene risparmiata dallo tsunami Grillo. Vediamo i dati e le percentuali del territorio provinciale nel prossimo servizio di Claudia Ponziani. Anche Lucca non viene risparmiata dallo tsunami Grillo. Non bastano infatti le candidature parlamentari dei sindaci della provincia a fermare il movimento di protesta nato sul web. Tiene il PD, ma il risultato è giudicato una magra consolazione dal senatore renziano Andrea Marcucci, che commenta i risultati elettorali dal suo profilo Facebook. Difficile capire quale sia il vincitore nel territorio provinciale, dove alla Camera sfiora il 31% la coalizione del centro-sinistra, sorpassando di soli 2,8 punti percentuali il Movimento 5 Stelle, e dove supera il 26% il centro-destra, con il 22,9% dei voti guadagnati dal Popolo delle Libertà. Al Senato vanno invece il 32,7% dei voti alla coalizione di Bersani, il 27% a quella Berlusconi e il 26,8% a quella di Grillo. Ottiene il 9,17% la coalizione di Mario Monti alla Camera, si ferma all'8,99% al Senato. Sembra andare meglio per il PD quando si va a guardare i dati del solo comune di Lucca, dove la coalizione di Bersani alla Camera si rilassa su un 33%, i grillini si fermano al 26,5% e la coalizione Berlusconi al 23,6%. Al Senato sfiora poi addirittura il 35% l'alleanza di Centro Democratico PDSL. Si allineano così con i dati regionali i voti ottenuti dal centro-sinistra lucchesia, dati che assegnano alla Toscana il primato di Regione Rossa d'Italia. Non si scompone, annuncia già battaglia Maurizio Marchetti, candidato alla Camera per il PDL. È rimasto fuori da Montecitorio, ma coglie comunque segnali positivi nel voto di ieri. Guardando al dato nazionale, esordisce Marchetti, non posso che plaudire alla grande prestazione di Silvio Berlusconi, capace di recuperare decine di punti percentuali di differenza e raggiungere un grande risultato. Per quanto mi riguarda, giudico ottimo il dato altopascese, dove la mia candidatura ha trainato il PDL a sfiorare il 29%, pareggiando e contenendo i grillini che hanno raccolto messi di voti ovunque. Se si analizza poi il dato complessivo regionale, il 17,5% raccolto dal PDL non è certamente soddisfacente. Fra tutti questi dati non esaltanti, la migliore provincia rimane Lucca, che si conferma quella dove il centrodestra e il PDL in particolare raccolgono più consensi, con il 23%. Allora l'analisi conseguente è che la presenza di candidati locali di un certo spessore, come il sottoscritto e Michele Giannini alla Camera, Alberto Matteucci a Camaiore, possono portare un valore aggiunto alla proposta politica alimentata a livello nazionale da Berlusconi. E ampio spazio questa sera alla cronaca, in particolare parliamo ancora una volta di un caso di stalking. Vittima una giovane donna che per 8 mesi è stata perseguitata e molestata dal suo ex, un impiegato lucchese che ora è stato denunciato dai carabinieri. I dettagli della vicenda nel nostro prossimo servizio. Non voleva proprio accettarla alla fine della relazione l'impiegato 36enne lucchese AC, che dall'estate scorsa molesta e perseguita l'ex fidanzata, una giovane donna sulla ventina, che si è trovata a subire per 8 lunghi mesi le conseguenze di questa storia. Un episodio che sta gravando non poco sullo stato psicologico della ragazza, vittima di un brutto scherzo a luci rosse. In un bagno dell'autogrill di Firenze Peretola qualcuno, ma tutti i sospetti ricadono sull'ex fidanzato, l'identità non è ancora certa, ha lasciato una
annuncio hard, spacciandosi per la donna, affiancandolo al recapito telefonico della stessa. Da quel momento il suo cellulare è stato preso d'assalto, molti i numeri anonimi ad averla contattata chiedendole un incontro. Se alla prima la donna pensava semplicemente ad uno scherzo, all'ennesima telefonata ha deciso di andare a fondo della situazione e si è recata di persona all'autogrill. Dopo aver fotografato l'annuncio per farlo vedere ai carabinieri, lo ha fatto subito cancellare dal personale in servizio. Durante questo lungo periodo l'uomo ha continuato ad importunarla come nulla fosse, un atteggiamento che si è protratto solo fino a pochi giorni fa, quando l'impiegato lucchese, dopo le indagini svolte dai militari della stazione di Borgo Giannotti, si è beccato una denuncia per stalking. E ancora la cronaca, una gang di ladri nella notte fra domenica e lunedì ha svaligiato 4 macchinette videopoker all'interno del bar Lighthouse Caffè di Viale Puccini a Sant'Anna, forse nascondendosi al piano superiore poco prima della chiusura. Stando ad una prima ricostruzione della polizia, avrebbero poi azionato il meccanismo di apertura del locale fuggendo con la refurtiva senza forzare le serrature dell'attività. A dare l'allarme lunedì mattina attorno alle 10:37 sono stati gli stessi gestori del locale. Sul posto gli agenti della polizia hanno effettuato un accurato sopralluogo in cerca di tracce utili alle indagini per rintracciare i malviventi. E ancora ladri di elemosine nelle chiese lucchesi. Gli ultimi due, un uomo di 45 anni e una donna di 38, conviventi a San Vito, sono stati denunciati dalla polizia dopo un colpo alla chiesa della Misericordia in piazza San Salvatore a Lucca. I due sono stati bloccati pochi minuti dopo l'allarme dato dal personale dell'associazione di volontariato che in chiesa aveva notato i due aggirarsi intorno alle cassettine dell'elemosina. E ancora i carabinieri hanno denunciato un 36enne originario di Firenze che per risolvere un problema della moglie sul lavoro non ha esitato a prendere a botte la collega proprio davanti all'ufficio. Calci e pugni che hanno spedito la donna all'ospedale, dove i medici l'hanno giudicata guaribile in 15 giorni. E spostiamoci ora all'ambito del sociale e parliamo di interventi volti a migliorare la qualità della vita nelle case popolari. Artefice del progetto la Regione Toscana. Ci racconta tutto Claudia Ponziani. Sono interventi volti a migliorare la qualità degli inquilini delle case popolari, quelli promossi dalla Regione Toscana, di cui l'analisi, finanziata dalla Regione e condotta dal team del professor Fedele Ruggeri dell'Università di Pisa, rappresenta la promessa conoscitiva. Oggetto dello studio dei questionari sono gli stati di disagio socio-abitativo di alcuni quartieri dei comuni di Capannori, Lucca e Viareggio. L'obiettivo è quello di promuovere nuove politiche dell'abitare in grado di creare e stimolare circuiti virtuosi. Io penso che la qualità della vita nei condomini è un grande pezzo di costruzione della coesione sociale, di una vita più serena, di maggiori relazioni, e quindi qui dovremmo fare degli interventi. Uno studio come quello che abbiamo visto oggi è la premessa conoscitiva, ma anche l'inizio di un possibile intervento. Come Regione Toscana stiamo pensando e studiando un po' una carta etica dell'abitare e vorremmo sottoporre, quindi non come principi di regole strette, ma come dire, induzione a comportamenti positivi, proprio riflettendo sulle relazioni, sui diritti dei bambini nei condomini, degli anziani, su come si può vivere meglio insieme. Ecco, da sottoporla quindi come moral suasion agli inquilini, io credo che può essere una cosa utile. Abbiamo nel novembre scorso pubblicato il bando per il co-housing e per i modelli alternativi del costruire e dell'abitare, proprio con l'intendimento di costruire attraverso l'alloggio anche relazioni diverse tra i nuclei familiari. Questi sono elementi positivi che hanno ricadute positive anche sul quartiere, non solamente sullo stesso condominio, che lanciano un messaggio di convivenza che io credo è fondamentale in una società sempre più frammentata, dove più che l'individualismo c'è la solitudine, c'è la paura che qualcuno ti possa togliere quello che tu hai, e che è l'elemento caratterizzante delle nostre metropoli, ma non solo delle grandi metropoli, anche dei territori più ridotti come numero di popolazione. E rimaniamo al comune di Capannori, la società Acque ha rilevato una criticità in un tratto di Via del Popolo nei pressi di un esercizio pubblico causata dal collettore fognario. Dopo una segnalazione ricevuta nella giornata di sabato, Acque S.P.A. è subito intervenuta mettendo in sicurezza il tratto di via, dove anche è stato istituito un senso unico alternato regolato da un semaforo. Il problema verificatosi non è comunque tale da causare disservizi nel funzionamento della rete fognaria. Acque S.p.A. e il Comune rimangono a disposizione della popolazione per qualsiasi informazione.
E spazio adesso allo spettacolo. L'associazione San Cristoforo organizza in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali la presentazione del volume I Luoghi del Contemporaneo, edito da MIBAC e dedicato ai musei e centri d'arte che operano nel settore del contemporaneo sull'intero territorio nazionale. L'appuntamento è per venerdì 1 marzo alle ore 14:30 nella chiesa di San Cristoforo. E debutta in prima nazionale giovedì 28 febbraio alle ore 21 al Teatro Arte di Capannori lo spettacolo Due Italiani Veri, scritto e diretto da Andrea Muzzi e Marco Vicari, una passerella di simpatici mostri odierni, l'imprenditore che piange miseria ma per guadagnare di più, il sessantenne che si atteggia ad eterno giovane, il tifoso disgustato dagli scandali del calcio, ma se c'è coinvolta la sua squadra urla al complotto. E dopo la sigla, la nostra pagina sportiva. Ben ritrovati con lo sport, in primo piano questa sera il volley femminile con la Nottolini in auge per il girone di ritorno, in particolare due sono stati i successi rilevanti, quelli riportati con le due squadre importanti come il Cecina e il Calenzano, che hanno conferito sicurezza dal punto di vista della classifica, ma sentiamo direttamente da mister Sandro Beccheroni il bilancio di questo ultimo periodo, sentiamo. È senz'altro un commento positivo, perché siamo riusciti un po' a invertire la tendenza che ci vedeva sempre sconfitti al tie break, quindi delle maratone pallavolistiche. Ultimamente abbiamo avuto due successi abbastanza netti con due squadre di qualità importanti come il Cecina e il Calenzano, che ci hanno un po' messo più tranquilli dal punto di vista di classifica. Sono state due partite importanti che vengono dopo un periodo che sicuramente ci vedeva abbastanza in crescita. Quindi ad oggi quello che è il nostro obiettivo, la possibilità di permanere in Serie B, sembrerebbe fattibile. Certo il percorso è ancora molto lungo, gli avversari sono ancora tutti molto agguerriti e quindi credo ci sarà ancora da lavorare molto in palestra e da approfondire tutte le energie che abbiamo disponibili in campo. E questa sera, come ogni martedì sera, andrà in onda sulla nostra emittente un'altra puntata di Palla 2, la trasmissione interamente dedicata all'Arcantea. Colleghiamoci dunque con Marco Baldocchi per avere qualche anticipazione di questa nuova puntata. A te Marco. Sì, grazie Silvia. Stasera nuovo appuntamento con Palla 2, il magazine dedicato all'Arcantea. L'ospite di stasera per commentare la bella vittoria proprio dei ragazzi di Russo contro la Mobite Ferrara sarà Simone Zanotti, un ragazzo del roster bianco-rosso, tra quelli un pochino meno utilizzati ma utilissimo soprattutto in settimana, ma che secondo me e secondo anche lo staff tecnico avrà diversi minuti importanti da spendere fino alla fine del campionato, perché la classifica sta diventando sempre più interessante proprio per i ragazzi lucchesi. Si trovano adesso in settima piazza, ma si dirà molto di questo campionato proprio nelle prossime 3-4 settimane, quando gli impegni al Palatagliate saranno superiori a quelli in trasferta, quindi sarà un finale di stagione da vivere davvero intensamente, sperando e provando a entrare nelle prime quattro formazioni del campionato, quelle che si disputeranno l'accesso alla prossima Lega Gold. Insomma, ci saranno comunque da rivisitare un po' tutti i risultati della scorsa settimana. Il prossimo turno, che non sarà quello di domenica perché l'Arcantea riposa, ma quello di mercoledì sempre al Palatagliate contro Bari, impegno difficilissimo da vivere anche questo intensamente. Insomma, tanti argomenti come al solito nella nostra trasmissione. Con questa anteprima la linea può tornare al telegiornale. E per questa edizione è tutto, dopo di noi il meteo e poi la rubrica di approfondimento giornaliero Parliamo di. Vi ricordo che tutti i servizi li potete ritrovare sul nostro sito di lucca.it. Noi invece ci rivediamo domani alle 12:50 con il notiziario Flash. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.